Thank you.
fatto. Buonasera, 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 salve. Io ho schiacciato il pulsante per smutarvi, però sai com'è, tassino numerico non combacia. Buonasera, buonasera a Barbara, buonasera a Vito, buonasera a Sandro, buonasera a Tia, buonasera a tutti quanti. Dicevo, tu, Tia, tolte le colline non c'è tutto. Addirittura mi avevi detto che dovevamo giocare dopo, dovevamo arrivare a platino, cioè non lo so io. Io sono riuscito a cenare, a sbarbarmi, lavare i piatti, preparare per la live. Adesso tocca a questo. Già, già. Ho fatto la sorpresa oggi. Oggi rientravo da Bari e ho fatto la sorpresa. Oggi avevo la pedata coperta. Oggi avevo la pelata coperta dal cappellino. Non ti preoccupare, toccherà a tutti quanti poi. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Salutiamo la mamma di Sabri che ha lasciato il follow l'altra volta. Dopo il raid a Just. Allora, quello che dobbiamo fare stasera. Quello che dovremmo fare stasera. Però mancano un sacco di emblemi. Mancano un sacco di emblemi. Why? Comunque, noi andiamo dal boss. Così stasera ci dedichiamo a quello. Facciamo il boss e via. Allora, per andare dal boss, dovremmo salire sopra. Vabbè, faccio prima della polveria, scusa. Come state ragazzi? Come state? Avete cenato? Com'è andata? Giornata? Io purtroppo sono sveglio da stamattina presto e c'ho un sonno tremendo. Con tutto che ho riposato pomeriggio, c'ho un sonno tremendo. Barbara? Beh, si dicono queste cose, Barbara? Avevo il cappellino, non l'ho visto. Allora, questo lo metto a caricare. Che cosa penso? Allora, eccoci. Cappellino top secret. A proposito, devo comprare tre cappellini nuovi perché quelli che ho ormai sono fatti vecchi. Ah no, dovrei prendere. Cambiare le cose. Bene ragazzi, allora com'è andata la giornata? Com'è andato questo martedì? Io dicevo, mi sono alzato presto stamattina perché ho portato mia madre fuori all'aeroporto, che andava via. E adesso casa libera, bello tranqui, mi faccio i cazzi miei. E in più Oggi pensavo come organizzarmi per la maratona. Pensavo per la maratona di fare qualcosa che vada a
farla, diciamo, orario di pranzo, quindi dall'una fino all'una, più o meno quello pensavo di fare. E poi decidere poi di conseguenza cosa fare. Tranchi funky? Andiamo a fare sto boss. Il tempio dell'uomo nero. Io oggi purtroppo ho ricevuto una brutta notizia, però come ho detto agli altri, lo userò come modo per migliorare di più. Salve, Cavaliere Vacuo! Ah, io non mi ero dimenticato di questa mossa. Ti immagini se lo feci subito? Dubito. Lo penso anch'io. Barbara. Lo penso anch'io nettamente come con Tia, sono d'accordo. Non credo di finirlo subito. Ciao Claudia, ben arrivata. Buonasera. Come va? Oh, guarda Barbara, un sacco. Proprio un sacco. Perché stavo giocando con le frecce? Stavo giocando con l'analogico. Buonasera, buonasera. Punto esclamativo game, Thomas. Tutto bene? Tutto bene, Thomas? E il gioco già è Hollow Knight, lo so. Non capisco. Sono confuso. Buonasera, buonasera Giulia, buonasera.
No, che stupido! Ok, allora. È bello, è proprio bello sto gioco, è veramente bello sto gioco. Oh no, oh no, 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 no. Curati, curati, curati. Voglio il gelato, me lo mangio dopo. Dopo sì. Solo se faccio il bravo. Bastardo, bastardo, pezzo di merda. Sta combattendo contro il suo male. No! Ah, eh sì, in testa, giustamente. Ma! Stardo? No, vado bene con gli incantesimi, sto bene con gli incantesimi, va bene così. Vabbè, adesso arriva lui col... Mettine un paio, Thomas. Sono già morto un paio di volte.
Ho sbagliato. Posso dire che ho sbagliato? Sì, infatti Thomas non ci ha pensato due volte. Siamo già arrivati a questa fase? 1, 2, 3, 4. Hai ragione, solo mi fa ridere. Devo andare con calma. No, ho sbagliato a schiacciare. No, 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 ma io non sono. Un piedi. È mega caccia, va. Tia? Tia? Beh? Le stai mettendo anche per dopo? No, non credo proprio questa cosa, no.
adesso teoricamente dovrei esserci, perché riesco a colpirlo da più distante. Ma non gli devo stare per forza addosso. Sì, però dai. Eru. E dai. C'ero quasi, cazzo, c'ero quasi, no, salvo. Ero nell'ultima fase, mannaggia a me.
Non devo andare sotto. È finito. Mi curare. Il cavaliere vacuo. Però, questo è il finale normale. C'è un altro finale che dobbiamo fare. Grazie. C'è un altro finale. Giusto, Tia? Non ci avevo capito un cazzo. Sono in lag da mezz'ora e adesso. Adesso faccio la finale 1, è fatto. Devo fare finale 2. Cerca un attimo il finale 2, cosa devo fare? Ricordami bene cosa devo fare. Adesso cazzi tuoi. Come mai mi dici questo? Come mai? Ecco, allora, avete presente diciamo che questo qua è nulla come finale, diciamo che era. Quante ore per questo finale? Saranno. Vabbè, adesso lo vediamo a salvataggio. Diciamo che questo qua è il finale brutto. Cioè, ci sostituiamo al cavaliere vacuo. E quindi creiamo un loop estremo. Adesso dobbiamo fare il finale quello buono. Loop infinito. Non ci ho capito un cazzo, ma bello. Cosa non hai capito, Thomas? Ma
come funziona? Ricarichi un salvataggio vecchio? Sì. Ore e 40 minuti di gioco, tempo impiegato attualmente, e sono all'81% di completamento. Modalità anima d'acciaio sbloccata, niente ombra, nessuna rinascita, la morte permanente, la fine definitiva, e non lo faremo di certo. Eh già, conta che devo fare tutto il Colosseo, fare i combattimenti. Devi avere i cuori, l'amuleto del castello? Quindi mi stai dicendo che devo andare a fare quella cosa? Bene ragazzi, volete vedere un aereo interstellare? Questo è il posto giusto. Allora. Allora. Una volta fatto questo, dovrei riuscire a fare però la tua guida. Potresti rendere visibili le stanze del live del Discord? Come la mia guida potresti? Ah, ok. Salve. Salve. Tia. Niente, Giulia. Allora, praticamente succede che succede che adesso non posso parlare. Perché non puoi parlare? Che minchia dici? Come non puoi parlare? Puoi parlare qua? Vabbè, niente, pazienza, che vi devo dire? Tia? Ma che cazzo di cuffie ti compri? Compro le cuffie della Logitech, scusate per la Logitech, che compri, cioè, non funzionano le cuffie. Mandale indietro. Allora, ciò che stavo dicendo, abbiamo sbloccato questo amuleto e questa frammento bianco, che come ricordate l'abbiamo preso dall'albero, ricordate? Dalla dama bianca, che disse trova l'altra metà per completare te stesso. Quest'altra metà, tramite anche la spada dei sogni, possiamo recuperarla
Non posso? Ancora? Non posso? Davvero? E allora andiamo a fare il boss. Easy. Devo avere 2500 sogni. E è arrivato Twitch Monitor adesso. Devo avere 2500 sogni, quindi dovrei fare i combattimenti col boss dei sogni. Quindi ho sconfitto il cavaliere e c'era il primo finale. Il primo finale praticamente era che ci sostituiamo al cavaliere vacuo. Quindi creiamo un loop infinito nella storia che crea questo cavaliere che è un recipiente per questo... è un ricettacolo. E quindi adesso toccherà a noi sconfiggere... cavaliere vacuo una volta completato questo amuleto che vi stavo dicendo prima. Salve amico mio, quindi adesso ci mettiamo a fare, anche se per voi sarà una rottura di scatole, dovremmo fare i boss in modalità spada dei sogni per poter recuperare queste 2500 2500 anni. Grazie Barba. Stai sposti. Ti è nel panico, non so perché ogni tanto prende e non gli funzionano le cuffie. Quindi vieni cazzo, quanto fa? Coglione!
Ma non credo sia problema di PC. Comunque, che te devo dire? Certo che ho tempo record. A Barbara è durato un po' di più il microfono delle cuffie. Ma Mattia ha avuto il... il record mondiale, cioè. Telefono sei in ritardo di quasi un minuto. Hai provato ad attivare la bassa latenza? Che adesso è disponibile la bassa latenza. Perché a me saranno sì e no 4 secondi. Perché sull'altro schermo ho la live, la vedo. Adesso che me lo deve fare non me lo fa. Madonna che nervio. C'è anche da raccogliere tutti i Simon. È vero, c'è come da fare. Gloria. Altro che finisce la live. Battuto il boss finale, ok. Ma c'è da fare altre cose. Se vogliamo il finale quello fatto bene. Infatti la bassa latenza è apposta per quei giochi come quello che abbiamo portato venerdì, che ha bisogno di una cosa rapida. Mi sta dando solo un sacco di problemi. Adesso vado a cambiarmelo, adesso me lo togliere. Mi sta dando un fastidio tremendo. Ah, vado via, ciao.
Tia, ci sei? Dacci un segno, Tia. Vabbè. Tia, dacci un segno. Quanti anni hai? Dove sei? Ma giusto in... No, Tia... Dopo le 5 fasi del tiro. Cosa state facendo? Ah, è rimasto Thomas da solo su Discord? Ok. Tia invece non sta riuscendo a... a sistemare le cose. Che culo. Che culo. E intanto io muoio. Intanto io muoio. Allora... potrei, allora, dicevo, potrei darvi degli indizi su l'eventuale maratona e quando si potrebbe fare. Pensavo venerdì dall'una alle... No, non ho fatto nessun routine. Te lo giuro. C'è detto fratello. Ti adesso diventa capire l'input che lascia il peso. Madosca. Quanto pesano quelle cuffie?
Ciao, buonasera. Sei altissimo. Sei altissimo. Sei cazzo alto. L'ho sentito che è arrivato. L'avrete sentito anche voi delle orecchie. Pesantemente. Sei alto 1,75. Dove? Siamo tutti uguali, che cazzo stai dicendo? Se l'ho colpito! Sì, io tengo i tagli anche quando esco. Allora, oggi Barbara ha detto due cose. Finisco subito il boss, lo batto subito. E bestemmio. Ha detto oggi era una smadonna. Quindi, se avete qualche richiesta in base a vincite, cose varie. Compra una vocale su Mimmar. No, ce li ho gli altri vocali, li devo solo mettere. Ci sono gli altri vocali e Giulia può confermare. Li devo solo mettere.
Ma vaffanculo! Come, scusa? Non ho capito. Allora me la fa rifare. Te lo spiego io cosa è successo. Sei morto e quindi devi rifarlo. Non so, è vero, non sono morto. Sì, sei morto. Che palle. E rifacciamolo. Anzi. Megoioni. Questa me la sono meritata tantissimo. Fare il pirla. Oh, dove cazzo è adesso sta cosa? Rotto? Allora, il prossimo sarebbe... Il prossimo da fare dovrebbe essere... Vabbè, intanto devo andare a cercare Simon, visto che mi ci trovo qua.
Allora, innanzitutto devo mettermi di nuovo quelli che avevo prima, quindi uno. I Garfunkel, poi li cerchiamo. Quelli poi li cerchiamo. Voilà. Ah, quello che dice hello. Credo che non sia di qua. Credo, eh. Hello. It's me. No, dovrei tornare di là. Intanto mi devo ricordare dov'è l'altro boss. C'era male d'acido, non l'ho visto. Yeah. No. Tua mamma. Tutto bene, la mamma? Sì? Tutto a posto? Visto. Che botta che ho preso. Che botta che ho preso. Quindi splat proprio mi ha fatto. Mi ha spappolato. Va bene.
mio, sei stato tu ad uccidere tutte quelle bestiacce? Mi vergogno di ammetterlo, ma mi stavo nascondendo. Quelle mostruose creature mi inseguivano e io sono scappata. Se non fossi arrivato tu, chissà se sarei sopravvissuta. Gli altri mi credono una temibile guerriera a causa della mia possente stazza. Ma i mostri di questo reame, forse io non sono alla loro altezza? Ora basta, non posso lasciarmi sopraffare dalla mia debolezza. Devo trarre forza dal tuo esempio. Sei così sicuro di te quando combatti. Non mostri alcun timore davanti ai nemici. Proverò a farne altrettanto. Buonasera, Despi, buonasera. Che fortuna, questo piccoletto arriva proprio al momento giusto. E che abilità mi dimostra? È un solido esempio. Per un guerriero farei bene ad imparare il suo stile di combattimento. Hai visto che l'abbiamo trovato poi, Despi? Problema che io non so dove sia. Che io lo sento. Sento il Simon. Il personaggio che dicevi tu l'altro giorno, ho detto, ma il combattimento con questo qua non era fatto con un altro grosso con una clava? Era lì. L'abbiamo trovato. Un troll di Valheim. Ce l'ho, dov'è? Dove sei? Devo ricaricarmi la barra della... della magia, perché sennò non posso usare la tecnica per sfondare il muro. Salve. Ok, e questo l'abbiamo preso. Il prossimo. Qua non abbiamo niente. Nido scuro. Benissimo. Idrovie reali. Io penso che andrò a fare... Penso che andremo a fare i boss. Il rumore che senti sono gli uccellini. Ah, sì, l'ho già letto. Però la parte l'ho già letta. Ok, allora, se io procedo verso sinistra, arrivo qua, però vado a Nido Sacro. Ma io non ci voglio andare a Nido Sacro. Dovrei andare... Devo scendere giù, per forza. Per prendere poi il coso per tornare di sotto. Per spostarmi, pardon. Comunque dicevo, per la maratona pensavo venerdì, dall'una all'una di notte. In modo tale che è un fine settimana... facile da fare, se per voi va bene, che data non so se è questo venerdì o il prossimo, comunque vediamo.
Come prego? Dicevo, non so se penso più che altro settimana prossima, di venerdì, fare la live, la maratona. Più che altro. Questo venerdì no, perché problemi di organizzazione all'ultimo poi. Anche perché devo essere anche sicuro a livello di lavoro. Ah, sta qua. Ok. Per la maratona l'ha fatto anche la settimana di spam sui social. Sì. Lo ben so. Allora, devo scendere giù di là. Ah no, sentieri dimenticati, che pirla. Però che non ho neanche più visto se era effettivamente di questi periodi che ho fatto l'altra 12 ore. Devo anche organizzarmi bene tutte le cose, quindi don't worry. Ovviamente non è che esco dalla sera alla mattina e faccio la maratona, anche quando arriva fai così. Allora, per arrivare là sopra. Sento dei rumori, ma non capisco che non devo salire. E che ha giù fare?
Eccolo, dica. La zona è giusta, guarda le pareti. Grazie. La zona è giusta, guarda le pareti. La zona è giusta, guarda le pareti. Ah, eccolo. Salve! Aia! Mi devo ricordare com'è questo qua, perché non mi ricordo più nulla. Infatti non me lo ricordo proprio questo boss da battere. Allora, la panchina è qua a sinistra, però la panchina lì a sinistra è bloccata. Dovrei andare giù. Ok. È stato bravo Sandro lì a fare i versi del personaggio. Doppiaggio proprio perfetto. Allora, e questo. Ok. E dai. Non posso né scendere né salire, né scendere né salire. Che paura. Allora, teoricamente io adesso dovrei essere Fubita. Ovviamente. Mi prude il pir... Ok. Fantastico, Runner. Veramente fantastico. Ok. Dicevamo. No. Ci stava tantissimo quella canzone che stavamo cantando ieri, Barbara. Ma tu zia, dove sta? Tutto a posto, sì. Cioè, io ho avuto più problemi con quell'altro che con questo. Mm-hmm.
Mamma mia, veramente che schifo questa parte. Sì, ma non è possibile che io mi debba schivare e trovarmi addosso con lo stronzo gigantesco. Si può fare, dai, su, 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 su. Non so come cavolo ho fatto l'altra, la prima volta a farlo questo, ma non era così forte. Non era nettamente così forte. Allora. Tu, testo di nemica, vieni qua. Urco can. Ma scusa un attimo, perché non prendo? Non ho pre. Quale magia non funziona? No? Quello è il problema. Quindi io teoricamente adesso mi sono fatto la build full magia, non mi serve un cazzo. Bene. Molto interessante. Ho la build full attack, non mi serve a niente. Ottimo. Anche se questo no, ma questo sì. Ok. Allora.
Mi cambiate il titolo Road to Finale in prendiamo un sacco di schiaffi degli altri boss. Finale, ma anche no. Grazie Thomas. Lo sto odiando sto boss perché è troppo. No, l'ha preso. E avrei messo Road to the Finale, minchia le botte. Vabbè, no, siamo da... Guarda, mi sta venendo la voglia di andare da Cosmio, di andare da Grimm. Giuro, vado a fare Grimm Nightmare e sarò più contento. Prendo meno schiaffi da Grimm Nightmare. E mai lo dici... Continuo a rimanere là sotto io, continuo costantemente a rimanere là sotto. Questo, Grimm Nightmare, poi chi c'è più da fare? Dei boss dei sogni, però almeno arrivare a 2500 per poter fare il palazzo. Sberlone così subito, senza senso. Uff.
Allora. Calma, 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 calma. Dai, vi farò vedere l'ultima mezz'ora di gioco più bestiale della storia. Vedete, ero nel prendere una sacagna di mazzate. Proprio la grandissima. Allora, questa, questa e questa. Ok. Spero che non devo usare quel il minion, perché sennò veramente no. Che se devo dare la mia. Ma veramente, guarda. Ciao. Pezzi la creatura. La creatura è meridionale, la creatura. Allora, due. Questo rumore mi sembra il martello pneumatico di lavori sulla strada. Portiamoci la creatura. Allora. Adesso prenderò un sacco di botte, ragazzi, che voi non immaginate. Li mortacci catieni. Lo sapevo che non riuscivo a fare. Cioè, ragazzi, a ogni singolo colpo che prendo sono due danni.
Sono già morto. Cioè, devo avere i riflessi, non so di che cosa. Abbonda, Thomas, tanto... Scusami. Eh no, era il pugno montante in avanti. Sì. Era il pugno in avanti. Mi ha preso. Ci sta. Invece pensavo fosse la scivolata in avanti, invece da manco è partito mi ha tirato il pugno in su. Ok. Dai. O vuoi o no, le devo prendere tutte lo stesso. Ma non c'ero mai nella vita in quel punto! No, non è così, Thomas. Cioè io qua teoricamente dovrei eventualmente mettermi full vita, tutta carica. E poco danno praticamente. Perché non ho neanche. È talmente veloce che non ho neanche il tempo di usare magie. Ok. Allora. Mo vengo Grim. Allora, la magia momentaneamente in questa battaglia non mi serve a nulla. Carapace saldo. Carapace saldo. Questo non mi serve un cacchio. Carapace Sandro, sì. Ok. Vediamo. Non è che risolviamo chissà che cosa, però...
Però vediamo un pochino. Però alla prima fase sono arrivato. Alla prima fase ce l'ho fatta ad arrivare. Sto giro t'attacchi. Dai che ce la faccio. Dai che ce la famo. No, ho sbagliato. Questo è stato un grosso errore. No. Ma si può fare. Però allora, quello che sto notando è che ok, è più potente, è più veloce, però sembra come se avesse meno difesa, meno HP rispetto a quell'ultimo che ho combattuto. Sembrerebbe. Ecco, come prendere primo ceffone in the face. Ogni volta l'ho messo quel cacchio di colpo. Allora, qua c'è quella che dobbiamo ancora pagare 12 o 15.000, se non erro. Non so mai dove andremo a prenderli, ma vabbè. E c'è da prendere quest'altro, praticamente. Abbiamo un altro nucleo di materiale terreneo per poter potenziare la culio. E da prendere questi altri. Quindi penso che in settimana, per martedì prossimo, vediamo se riesco a prendere un po' di roba, andare avanti, quindi portarmi avanti abbastanza con qualcosa. E poi tocca fare il castello. Il castello bianco. Per poter fare il boss. L'ultimo boss finale. Quello lì. Eh già. Bene. Occhio a donne alte.
non ho capito. Non ho sinceramente capito. Ah, vado al castello. Giusto. Allora, io direi di andare a fare un salto. Ah, c'è Ludo. Io direi di passare nella schermata di intermezzo. Ci salutiamo. Diciamo che il boss finale l'abbiamo battuto, però per farlo completo, dovremmo fare queste cose. Quindi vediamo un attimo un po' com'è la situazione. Se riesco, martedì prossimo, il boss di Schrödinger, sì, il boss di Schrödinger. Vediamo se martedì prossimo o eventualmente, chissà, potrei inserirlo nella maratona, il finale vero e proprio. Dipende da quanto ci metto. Comunque, ragazzi, vi ricordo social e Discord, che stasera, purtroppo per vari impegni, non sono riuscito a mettere la schedule, vi metterò la schedule. Quindi rimaniamo per giovedì mattina con la moderazione 3D. Devo andare a vedere un attimo il sondaggio che avete fatto su Telegram e vedere cosa tocca fare adesso. E niente. E stacco di già. Sì, che stacco di già. E se ti perdi la live, perché ti alzi? Allora, andiamo a fare il raid a Silverwoods. Mi raccomando, spam di Erulov. Mi raccomando. E noi ci vediamo giovedì. Mi raccomando. Ok? Ciao ragazzi e buonanotte. E Frisandro? Sì. Facciamo un Frisandro e un Erulov. Mi raccomando, ok? Ciao ragazzi e buona serata. Ci vediamo giovedì. Ciao.